Arrivano i finalisti della sezione A, poesia edita della 17ª edizione del Premio Letterario Internazionale L'Aquila B per Banca, intitolata Laodomia Bonanni. Anche quest'anno sono state tantissime le adesioni da parte dei poeti. La solitudine di Daniele Pieroni, di Paolo Edizioni, Rifrazioni di Elio Pecora, della Mondadori Edizioni, Dolore Minimo di Giovanna Cristina Vivinetto, Interlinea Edizioni. Il vincitore del premio sarà proclamato sabato 24 novembre nel corso della cerimonia di premiazione che è prevista alle 10.30 nell'auditorium del parco. Conosciamo meglio i tre finalisti. Daniele Pieroni è nato a Pescara nel 1961, ha vissuto per 40 anni a Roma, attualmente si divide tra Chiusi in Toscana e Stoccarda in Germania. È autore di numerose poesie, prose, saggi apparsi su riviste e in volumi. Ha collaborato anche a programmi culturali di Radio Rai, La Repubblica ed è stato condirettore di Ritmica, semestrale di letteratura dell'Università La Sapienza di Roma. Ha vinto anche il premio Rato Farnesina nel 97 per la poesia. Elio Pecora, nato a Sant'Arsenio nel 1936, è un grande poeta, scrittore e saggista italiano. È autore di poesie, romanzi, saggi critici, testi teatrali, prose e anche poesie per bambini. Ha curato molte antologie di poesia italiana e letture pubbliche di poesia. Ha collaborato a quotidiani, settimanali, riviste, programmi Rai. Dirige anche la rivista internazionale Poeti e Poesia e collabora attivamente alla Rai con un numero notevole di recensioni di volumi di prosa e poesia. Giovanna Cristina Vivinetto è la poetessa più giovane tra i finalisti. È nata a Siracusa nel 1994, laureata in lettere, vive a Roma dove studia filologia moderna all'Università La Sapienza. Dolore Minimo è il primo testo in versi in Italia ad affrontare la tematica della transessualità. È apparso e recensito su diverse testate giornalistiche. È anche la vincitrice della 7ª edizione del premio Cetona Verde Poesia Giovani e della 59ª edizione del premio San Domenichino Città di Massa.